È davvero un piacere per me essere qui con Massimo Lopez, un mito per me, perché io lo seguo da ormai gli anni Ottanta, quando lo vedevo con il famoso trio. Poi ti ho visto anche con Solenghi in teatro fare tutto un altro genere di spettacolo, e qui abbiamo One Man Show, che è un po' il figlio, il fratello dell'altro cugino, dell'altro che avevi già fatto, che era Ciao Frankie. Cosa c'è di nuovo? Io l'ho già visto e torno per la seconda volta perché queste varie età è molto bello. Cosa hai aggiunto? Cosa hai tolto? Cosa hai sottratto? Ma diciamo che l'approccio con la musica in particolare l'ho avuto proprio con Ciao Frankie, no? Che è iniziato 6 anni fa. L'approccio con la musica, diciamo, fare quindi uno spettacolo musicale con un'orchestra dal vivo, questo è nato tutto 6 anni fa. Chiaramente l'approccio invece, quello di amore verso la musica, quello c'è sempre stato, poi l'ho coltivata piano piano. Quella passione lì di Sinatra, lo swing, quel genere lì l'ho sempre avuta, e quindi ho voluto allora sperimentare così. Adesso diciamo che mi sono montato un po' la testa, e mi sono montato la testa nel senso che ci provo gusto, insomma, a cantare, ci provo gusto quindi avere questo rapporto diretto con la musica, nel caso di questo spettacolo ancora con la Big Band Jazz Company, con la quale ormai si è instaurato un rapporto fantastico, e quindi ho pensato di aggiungere, di navigare ancora a vista un pochino nel mondo del varietà, nel mondo poi della musica, delle suggestioni poi che ho sempre avuto anche nella mia vita, per cui il varietà televisivo, il varietà radiofonico, il passato, il presente, insomma, quindi spaziando un po', mantenendo comunque ancora diciamo, quelle atmosfere jazzistiche e swing, ma andando a toccare anche quindi altri artisti, altri evergreen americani, evergreen italiani, insomma, quindi spaziare in questo senso. Avevo voglia di continuare ancora con questo tipo di spettacolo, perché sentivo la gente in giro quando facevo Ciao Frankie, diceva: noi non siamo mai stati a teatro, però adesso che veniamo a teatro, se sappiamo che lei fa queste cose, noi veniamo sempre. Allora ho detto: quasi quasi ci riprovo, che non è neanche tanto tanto semplice, non lo dico per vantarmi, ma non è neanche tanto semplice, diciamo, dopo 6 anni di One Man Show, il settimo proporne un altro. In genere si fa passare del tempo, e poi invece sento che funziona, poi lo spettacolo cresce di sera in sera. Quanto c'è di improvvisazione, visto che tu sei molto istrionico? C'è molto di improvvisazione, poi per me tutto questo è direttamente proporzionale all'atmosfera che si crea, quindi non soltanto la scrittura di uno spettacolo, quindi un copione, ma il rapporto con l'improvvisazione l'ho sempre avuto. L'improvvisazione è direttamente proporzionale al pubblico, anche al tipo di pubblico che viene, anche perché poi uno ha l'orecchio per capire anche se quella cosa può andare bene, può funzionare, e ogni sera c'è qualcosa di nuovo. Io, se dovessi mettermi il pomeriggio lì a scrivere delle cose in più da aggiungere, forse non riuscirei, però la sera in diretta mi capita. Il bello delle tue, non le chiamerei imitazioni, io le ho chiamate nella mia recensione omaggi, perché sono sempre molto discrete, non sono mai volgari, mai forzate, sono proprio omaggi come quelli ai vari papa, no? Che fai sempre, ci sono nel cuore, e poi ci sono anche delle cose nuove, i politici. Sì. Abbiamo uno bellissimo che è lui. Beh, perché sì, professor Monti, certo, perché c'è poi è anche una sfida, no? Provare nuove personalità, e quindi l'impostazione non solo vocale, perché poi quando è difficile è anche più stimolante, perché poi il presidente Monti è normale, ha una voce normale, però ci sono delle caratteristiche particolari. Cerchiamo di dare la mano un po' così, insomma, c'è musica, è musica anche quella. Ma infatti lui nota, perché non l'avevo notato, ho visto queste caratteristiche del professor Monti dopo aver visto il tuo spettacolo. Ho detto, aveva ragione, è vero, non l'avevo proprio notate. Capita anche così. Comunque è una bella terapia. Io sono molto contento di come sta andando, sono contento anche di come reagisce il pubblico. Sono contento proprio della reazione del pubblico, vedere la gente che esce e va via contenta, e sapere che hai trasmesso, mamma mia, qualcosa, questo è il massimo della soddisfazione. Allora lì mi sento un privilegiato. Ecco, varie età. Che età il tuo pubblico? Io credo che sia davvero variegato.
Variegato davvero, perché ho avuto molti consensi da tanti giovani, e questo mi piace molto, perché trattandosi di uno spettacolo che ha anche un gusto un po' retro, se vogliamo, è tutto sommato questo è stato invece appunto è stato molto apprezzato, e probabilmente proprio perché c'è questo delirio di passaggi dal passato al presente, ma neanche in maniera poi storica, cronologica, didascalica, in maniera mia, perché somiglia questo spettacolo un po' anche alla mia vita, perché la mia vita è stata questa, sempre in giro, sempre cambiamenti, sempre scuole elementari in un posto, scuole medie in un altro, scuole l'asilo dall'altra parte, cioè tutta la vita è un cambiamento, e da questi cambiamenti ho colto soltanto gli aspetti positivi. Ci potevano essere anche quelli negativi, quelli di perdere delle amicizie, di quello me ne sono accorto un po' dopo, però per me era normale questo, cambiare, quindi stimolare la curiosità continuamente, e questo capita anche nello spettacolo. Uno spettacolo uguale a se stesso dall'inizio alla fine è difficile farlo per me, ed è stato così anche col trio, perché anche col trio facevamo spettacoli che allacciare le cinture di sicurezza era un viaggio nei generi teatrali, quindi c'era tutto questo, insomma. Io, come dicevo, sono una fan, ho comprato il DVD dei Promessi Sposi e anche un tuo CD in cui cantavi le canzoni di Frank Sinatra. Era proprio, sì, la prima volta che facevo quello, incisi in America peraltro, e fu la prima volta. Adesso quando lo risento dico che in fondo la voce poi si aggiusta nel tempo, l'ho un po' migliorata. Molto migliorata, ancora più bella di quella che era prima. Teatro o televisione nel tuo futuro? Ma insomma, questa è la bella medicina, no? Questa qui del teatro, del palcoscenico, del rapporto con la gente, ma è quando la televisione mi ha dato molto, ovviamente. Spero che possa trovare degli inserimenti carini, perché poi sento la gente che lo chiede anche, e quindi magari tornare in televisione. Certo, dico, mi piacerebbe portare questo genere di spettacoli in televisione, perché visto che si è parlato di ritorni di varietà televisivi, di ritorno allo spettacolo, di voglia di spettacolo, Fiorello è bravissimo, ma per carità, ci sono anche altre persone che potrebbero farlo. Io una prima serata gliela darei, e quindi lanciamo un appello da Play TV, magari sulla Rai sabato sera, speriamo. Si dovrebbe fare, perché questo stimolerebbe anche la ci sarebbe varietà nei varietà, e poi stimolerebbe un po' anche la fantasia della gente. Questo aiuterebbe, secondo me porterebbe anche un po' di positività in più. Ultima domanda, poi stiamo per andare in scena, quindi non io, lui sta per andare in scena, andiamo tutti in scena. Città che toccherete? Città che tocchiamo adesso, dopo Milano, andiamo dal 21, siamo a Torino al Teatro Alfieri, e poi andremo a Trieste, andremo a Firenze, ma penso che avrà vita lunga, perché siamo stati già in giro in alcune città, è iniziato questa stagione qui, prossima stagione lo riprenderò ancora. Evviva, meno male. Grazie. Grazie a te, grazie a voi. Abbiamo detto che sta per cominciare lo spettacolo, infatti siamo sul palcoscenico del Teatro Nuovo. È bellissimo per me sentire proprio le tavole del palcoscenico sotto e la polvere, la stardust, no? Bellissimo, sì, la polvere magari meno, no, ma non c'è, però è bello, sì, è sempre bello, stardust. E sono sul palco, qui insieme a te, insieme a voi e insieme al resto della compagnia che vi presento. C'è Alessio Schiavo, basta così, Alessio Schiavo che è l'altro attore della compagnia, e poi abbiamo il nostro corpo di ballo formato da due persone che sono Manuela Scravaglieri e Francesco Cariello. E abbiamo formato un bel gruppo, e mi viene sempre da dire che potremmo andare in vacanza in barca insieme, perché quando c'è l'affiatamento, e questo affiatamento è nato, c'è una crescita totale da parte loro, sera per sera. Grazie a me che sono bravissimo, no, scherzo, dico che adesso sto giocando, non tagliate questa cosa lasciando solo quello, però è così, c'è una bella crescita, perché c'è un rapporto, credo, proprio diretto, vero sulla scena, che va veramente al di là poi del c'è la professionalità, c'è tutto, però c'è proprio c'è attenzione, ci respiriamo. Infatti mi diceva fuori onda Alessio che è bellissimo lavorare con un maestro come te, perché ti deve seguire nelle tue improvvisazioni, per cui è un bel esercizio, insomma, immagino giusto?
Sì, assolutamente. Poi io sono diplomato alla BSMT, Bernstein School of Musical Theatre di Bologna, sì, no, che è una scuola di musical, perciò noi siamo tutti molto precisi, il copione è una cosa molto molto importante. Ecco, sto prendendo dei medicinali, adesso sto meglio dopo, no? No, no, perché è molto molto improvvisazione, perciò è una bellissima palestra, anche riuscire a cogliere l'attimo e capirsi telepaticamente, insomma è stata una cosa proprio un po' in evoluzione e continua ad evolversi, e questo è il bello di quello che sta capitando, insomma. Il bello del teatro, si recita un po' soggetto anche, no? Ecco, abbiamo due attori, anche loro di estrazioni ballerini, di estrazione di musical, giusto? Io ho fatto l'anno scorso, due stagioni fa, Aggiungi un posto a tavola col Sistina, facevo parte del corpo di ballo, invece lui ha avuto un'esperienza nel musical Maria di Nazareth. Quindi col musical centriamo, però centriamo più con la danza, diciamo. E la nostra esperienza con Massimo no, è molto bella comunque, perché essendo in due interagiamo tantissimo con lui e ogni sera interagiamo, diciamo, in modo diverso, nel senso che stiamo attenti alle posizioni di Massimo, perché quando Massimo è dentro il suo mondo è praticamente comunque tutto alla fine. Ogni giorno è una sorpresa in più per noi, ballettisticamente parlando. Ecco, qui dietro poi fra poco arriverà la grande orchestra, vedete già ci sono tutti, è precipitata l'orchestra nel buco proprio davanti, e fra poco arriverà, quindi grandi maestri tra l'altro in scena con voi. Sì, il direttore Gabriele Comeglio, che io conobbi a suo tempo, mi fu presentato da Massimiliano Pani, dal figlio di Mina, perché mi diceva: guarda che per fare quel tipo di musica che a te piace, questi musicisti sono straordinari, e se ho la conferma, insomma, che sono veramente straordinari. Abbiamo un trombettista famoso che è Emilio Soana, che ha fatto cose straordinarie, ha suonato con grandissimi maestri, insomma sono onorato di essere con loro. E si sente questa empatia che si è formata nel gruppo, tra il gruppo e l'orchestra, si sente, perché il pubblico, io l'ho visto la prima, era veramente in delirio, sì. In delirio totale, non è bello dirlo ma era così. Stasera io lo rivedrò lo spettacolo, vale la pena di venirlo a vedere. In chiusura, ti dicevo che sono una fan della canzone francese, ma accenni un pezzettino piccolo delle Feuilles Mortes di Prévert. Oh boh, je peux le faire, on peut le faire alors. C'est une chanson qui ne ressemble, moi qui t'aimais, moi qui t'aimais. No, adesso vado a prendere il fazzolettino di carta, perché io quando sento sta canzone tendo a commuovermi. Grazie per darci queste emozioni che sono veramente molto belle. Vedere un teatro di questa qualità e di questo livello è un piacere per tutti. Quindi io ringrazio dai ballerini all'attore e al primo attore che è in scena in questo spettacolo. L'appuntamento è a Milano, poi a Torino e poi in tutta Italia, giusto? È giusto così. Grazie, grazie mille. Somebody thinks you're wonderful. What a difference in your day. Seems as though your troubles disappear like a feather in your way. When somebody thinks you're wonderful, tells you with a smile so sweet, what are the stones you step upon like a meadow beneath your feet. Just another thing more wonderful. Maybe
benvenuti, benvenuti, grazie, 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 è bello vedere questo teatro così al quale sono ormai affezionato, a voi, al pubblico, così pieno di gente tutti i giorni. Io ringrazio voi, ma ringrazio il pubblico davvero, il pubblico, voi che mi avete seguito anche in tanti anni, in tutti gli anni del varietà televisivo che ho fatto, nei vari ruoli interpretati da me, da Fantastico, ai Promessi Sposi, ai personaggi, anche a ruoli di impegno sociale, sicuramente come il cangurotto, ma sicuramente questo mi ha dato grande energia, questo sicuramente è grazie a voi sicuramente, grazie, 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 grazie davvero. Ma c'è sempre il sogno, il famoso sogno nel cassetto, beh, il sogno nel cassetto è quel qualcosa che tu vorresti raggiungere, e beh, tutti quanti lo abbiamo. Io ho fatto tanto, però c'è quella cosa, insomma, a me piacerebbe tanto un giorno diventare un tronista, ma credo che con l'applicazione, con lo studio, con la tenacia, sicuramente arriverò anche a questo. Grazie e benvenuti a Varie Età! Che cos'è varie età? Perché varie età? Beh, insomma, è facile da comprendere. Varie nel senso di varie, ecco. E età nel senso proprio di età, ecco. Grazie, con questo vi saluto. Grazie. No, a parte scherzi, ci sono molte varietà di varietà, nelle varie età del varietà. Ma qual è l'età in cui il varietà è più varietà? Beh, il varietà non ha età. Il varietà non ha età, anche se dicevo che ci sono molte varietà di varietà. La verità è che più vai avanti con l'età e meno capisci quell'età del varietà, dipende dall'età. Ecco, questa è la verità. Questo era per chiarire, diciamo, quel concetto, no? Ma allora parliamo di un luogo comune, una frase fatta che si dice sempre, la dite tutti voi, diciamo noi con i musicisti, ne parlavo, con i musicisti che saluto sì, dalla Big Bang Jazz Company, diretta dal maestro Roberto Pirelli, buonasera. Parlavo proprio con loro di una frase di un luogo comune, quando si dice era meglio il varietà di un tempo. Eh già, ma di quale tempo? E di quale tempo? Dei tempi nostri? Sì, ma quali sono stasera i tempi nostri? I miei tempi potrebbero essere diversi dai vostri, può darsi che il vostro vicino di posto, data l'età, abbia i suoi tempi, quello davanti a voi che tempi è ancora diversi. Quindi vedete che è tutta una questione di età, ecco perché varie età. Versò il tuo sangue puro. Ehi, giace lì, dinanzi a voi, lacerato dai traditori. Romani, amici concittadini, prestatemi orecchio. Io sono qui per seppellire Cesare, non per lodarlo, amici. Onorabilissimi amici, il male fatto sopravvive agli uomini, il bene è spesso sepolto con le loro ossa, e noi dell'Italia dei Valori sosteniamo da sempre così sia anche di Cesare. Il nobile Bruto ha detto che Cesare era un uomo ambizioso e di potere, se tale era fu certe grave colpe, degli gravemente l'ascoltato. Col consenso di Bruto, che Bruto è uomo d'onore, e come lui sono tutti quanti uomo d'onore, io vengo innanzi a voi a celebrare di Cesare gli ossequi, le esequie. E il mio amico è sempre stato con me, giusto e leale. Ora, Bruto dice che lei era ambizioso, Bruto è certamente uomo d'onore. E se anche Bruto direbbe che Cesare sia ambizioso, ma chi ci credesse? Perché se io sarei stato, se io
se io fui, noi dell'Italia dei Valori siamo qui per dire quello che sappiamo di Cesare. Tutti quanti voi lo amaste non senza cagione. Quale cagione allora vi trattiene dunque dal compiangere? O se no. Molti dici, è vero o non è vero, che ti sei andato a rifugiare dentro al cervello degli animali brutti e l'uomo della persistenza della tua donna? È vero o non è vero? Scusate. Il mio cuore giace là, nella bara con Cesare. E mi debbo interrompere di parlare fin quando non mi sia tornato in petto. Rendiamo grazie a Dio. E in piedi. Sapere che stai facendo? Chi ti ha detto di alzarti? L'ha detto lei, ha detto in piedi, no? Aveva finito? Ma stiamo scherzando, cioè scusate, stiamo scherzando? Cioè ma stiamo scherzi davvero, no? No, mi stai mettendo in serie difficoltà, lo sai, no? Ti alzi così? Cioè tu sei il mio allievo a teatro, ma vuoi capire che il teatro è disciplina, cioè ci sono regole da seguire, ti alzi, tu dici in piedi, ti alzi. Ma che vuol dire questa storia? Cioè, hai rovinato completamente tutto. Ma già che sei in piedi, almeno saluta il pubblico. Ciao. Ciao. Cioè, non ci si inchina, è un altro modo. Ma tu devi seguire, togliti ste foglie. Non serve a niente. Rimettitele, che è meglio. Guarda, vai, segui da dietro, cerca di capire che cosa vuol dire la disciplina, le regole, i tempi. Ma io mi dico, non era meglio mettere un manichino qui per terra, no? Ecco, arriva tu, io sono completamente deconcentrato. Angelo, rifacciamo tutto. Cioè, no, sì, però, si tornerà indietro nella... Non posso pensarci adesso, altrimenti divento pazzo. No. Devo trovare il coraggio di ricominciare tutto da capo. E ce la farò. Ci penserò domani. Dopotutto, domani è un altro giorno.